Mi rendo conto che andare a prendere battistuta, no? Come ha fatto il grande Franco Sensi, non è più possibile per le finanze che ci sono. Però insomma, no? No, Voler capisco. cercare di fare un piccolo sforzo per impolpare questa rosa, perché dal momento che le cose non stanno così, Spalletti pure si deve adeguare. Cioè, nel senso, Sì, però lui Chris, dice, scusami, mi fai dire sì, una cosa. Cioè, io penso che altre squadre che avevano a volte hanno avuto delle rose corte, la partita la gestissero nel secondo tempo. Cioè, tendenzialmente si tende a gestire le energie e le forze cercando di, come dire, passare in vantaggio, magari anche con doppia rete al primo tempo, e poi al secondo, verso il 60esimo, cominci magari, ecco, ad affondare di meno, a gestire di più. Ora, che il primo tempo di questa Roma possa essere giustificato solo da un risparmio di energia, mi sembra che non assolva totalmente al suo compito. Mi ma io sembra che non ci. sto assolvendo assolutamente nessuno, io cerco di raccontare una cosa che secondo me è più vicina alla verità, perché poi la verità in mano non ce l'ha nessuno. No, Giocando a certo, si pallone, fanno ipotesi. però in Serie A, molte squadre, Juventus a parte, in Serie A, no? Si gestiscono in questo modo quando hanno problemi di rosa corta. Perché poi chiaramente non è certo l'atteggiamento migliore che si deve avere, però viste le possibilità che ci sono, ragazzi, abbiamo giocato con tre centrocampisti in tutto l'anno, tre e Sì. mezzo, Ma se io su vogliamo questo mettere sono Paredes. Cioè, d'accordissimo, io io su questo posso sono anche rimproverare d'accordissimo. qualcosa a Spalletti, perché poi dopo no, mi dicono sempre che io sono avvocato difensore di Spalletti, ma sono cose minori rispetto ad altre cose, perché è così. Voi parlavate, stavate dicendo un 4-3-3, allora cominciamo a parlare di alcune prestazioni dei singoli che proprio, ecco, io vedo Strootman che purtroppo è incappato nella partita peggiore da quando è a Roma, perché purtroppo sappiamo che già non era prima il giocatore che quando poi faceva delle buone prestazioni, già non era prima il giocatore di 3 anni fa che avevamo conosciuto. Adesso è diventato pure lento, chiaramente c'ha una stanchezza di tutta la stagione che ha dovuto giocare sempre e comunque. Avevamo detto che comunque i primi caldi stagionali si possono sentire, soprattutto per la Roma che ha sempre giocato in posticipo serale. Io faccio la somma di tutte queste cose e mi rendo conto per quale motivo la Roma forse abbia potuto ragionare così, perché poi ripeto, due pali nel secondo tempo. Poi Napoli è bravo perché Duván Zapata prende il palo di testa, Chiellini è bravo perché contro il Barcellona a palla prende il palo e entra dentro. Dobbiamo valutare anche queste cose, ragazzi, se no non se ne esce. Siamo tutti buoni a dire che è colpa da Roma quando non si vince, però non è così, Però non è io, così. però secondo me ci sono partite e partite, ci sono appunto casi e casi. La partita contro l'Atalanta, come dire, secondo me il rischio, ecco, di dover gestire questa energia era troppo alto, perché te è l'unica cosa che ti è rimasta e comunque ancora un po' di bagliore, un po' di speranza ce l'hai. E quindi voglio dire, è il momento di mettere il tutto per tutto, no? De magari trovare, ecco, tu parlavi di Strootman, io parlo pure di Nainggolan, magari Sì, certo, perché poi. di trovare un punto di incontro col mister. Allora mettiamo Grenier magari al 60esimo se riusciamo a stare in vantaggio di un po', capito? Cioè, mi sembra che la Roma abbia gestito male dal punto di vista dell'energia questa partita. Perché? Perché ogni partita, quando sei arrivato ormai a tot, quante sono, 6, 7 giornate Sì, sono dalla sei partite. sei partite dalla fine, voglio dire, ogni partita è in bivio, ogni partita dalla prima all'ultima, quindi voglio dire, e te stai giocando solo questo, E poi si ricomincia tra 3 mesi. io vorrei che la Juventus vincesse il campionato perché ci arriva matematicamente facendo gli stessi punti della Roma da qua fino allo scontro diretto, magari. Io non voglio che la Roma Cioè, molli ora, che noi, sai, crolliamo ma Roma come non 3 anni penso che fa abbia mollato, perché con Rudy comunque il Garcia. secondo posto è troppo importante da raggiungere. Sì. È una gestione delle energie, secondo me. Poi che possa essere sbagliato o no, io ripeto, noi non avremmo detto lo stesso se la Roma vinceva 3-1 o 2-1 se uno dei quei due pali entrava. Perché poi ecco, io ci vedo più una mancanza forse
di cattiveria nei momenti importanti. Cioè, questa è una squadra che non tira mai da fuori, ha tirato una volta da fuori Rudiger e ha propiziato poi quella mezza occasione con Salah. Forse un po' troppo il voler giocare a pallone, no? La differenza, ecco, tra il Perotti del primo tempo e il Perotti del secondo tempo. Cioè, nel primo tempo Perotti secondo me era il peggiore in campo, perché proprio per indolenza, per atteggiamento. Però mi rendo conto che questo rientra nella gestione generale, quando in una rosa, ragazzi, si è pochi, quella è la verità. Purtroppo dovuta a delle condizioni che la società pure non ha potuto far fronte, perché sappiamo benissimo che la semestrale a gennaio stava 50 milioni sotto, quindi prendere l'inconna le cifre che ti diceva il Genoa era impossibile. Infatti hanno preso Grenier, che non è costato nulla. Però ecco, io più che altro mi domando, no? Se l'avevamo vista a Palermo, come caratteristiche, un giocatore che ha bisogno di gioco, non riesco a capire perché poi magari non si poteva far giocare titolare contro l'Atalanta o in altre partite, ecco, contro l'Empoli dal primo minuto, che erano un po' più soft, per poi impiegare dopo qualcuno, che ne so, come Strootman, che gli risparmiavi qualcosa. Questo è purtroppo non mi è chiaro da questo punto di vista. Però ecco, qui stiamo parlando di una stagione dove tu hai fatto 72 punti, che secondo me non sono pochi, diventano pochi al momento che vediamo tutto nero, diventano pochi al momento in cui pretendiamo di avere lo stesso passo della Juventus, quando sai benissimo che per molti motivi lo stesso passo della Juventus tu non lo puoi tenere, perché io ribatto sempre sulle stesse cose: il fatturato, la possibilità che loro hanno di fatturare di più perché comunque hanno uno stadio di proprietà, gli arbitri, perché io ci metto pure quelli, un insieme di cose che comunque poi dopo fanno un totale, e il totale dice che ancora una volta, cioè, arrivare a un distacco dalla Juve che sarà di 8, di 7 punti a fine stagione, secondo me vuol dire che la forbice si sta diminuendo. Secondo me, io non molto lo so. Lentamente, io lo so che questo, ragazzi, non è motivo di festeggiamento, no, certo, però bisogna pure prendere atto di quelli che sono i tempi. Cioè, se più di così non se può fare, non se può fare. No, ma infatti, guarda, io dicevo prima ad Alessandro, dicevo, secondo me la Juve, noi stiamo avanzando, cioè stiamo migliorando, lei però sta migliorando di più, e in campionato d'accordo. Secondo me, appunto per questo, noi dovremmo puntare tantissimo sulle coppe, ed è sulle coppe il problema più reale, il problema più pesante, no? Cioè, sulle possibili che non si riescono, io non dico a vincere, ma ad arrivare in fondo a queste competizioni. È questo, allora, cioè, noi in Coppa Italia siamo stati fortunati, Gri, è indubbio, mo in Europa League ci potete aver detto sfortuna con i sorteggi, però in campionato, in Coppa Italia il percorso non era ostacoli, l'ostacolo vero sarebbe stato la Juventus in finale, e per basta. Questo nemmeno l'altro anno, però se cito subito contro lo Spezia, insomma, appunto, però ho capito. Cioè, è però, là che ancora si sta a rilento, parecchio a rilento. Insomma, io di questo ringrazierei pure Pioli, che quando c'è Inter Lazio fa una formazione che dà strappagli il patentino, perché io sinceramente, no, dico sempre che il derby è una partita che non vorrei giocare, non perché uno ha paura di loro, però il derby è una partita che pure emotivamente te sfianca e te rompe un po' le scatole, diciamo così, ecco. Però ecco, ti è capitata quella partita però dove loro, non avendo giocato nelle coppe quest'anno, avendo in quel momento più condizione fisica della nostra, che è l'unica partita che loro fanno, loro l'hanno azzeccata e tu per mille motivi l'hai sbagliata. Ma là, cioè, io secondo me la Roma più che altro, lo dicevamo l'altra volta, deve migliorare nella capoccia dei giocatori, perché se la Roma invece di cercare, cioè, io non so come farlo capire quello che penso, perché non penso che nemmeno sia un concetto difficile, se riesco a esprimermi bene magari me ne rendo conto. Perché secondo me la Roma ha sbagliato sia nella partita di Lione, secondo tempo, sia
nel derby d'andata in Coppa Italia, di voler cercare di pareggiare, di rimediare subito, quando bisognava avere pazienza, prendere coscienza dei propri mezzi, che in quel momento erano nulli per tutti e due i secondi tempi delle due partite, e dire: ci sono altri 90 minuti, forse sarebbe il caso al derby di portarsi l'1-0 e contro Lione di portarsi il 3-2. È vero. Cioè, se tu cerchi di pareggiarle subito, vuol dire che non te fidi manco di te stesso per la gara di ritorno, perché subito, cerchiamo di pareggiare subito, la condizione fisica era quello che era, perché poi sta di fatto che le partite di ritorno tu le hai vinte. Quindi questo dimostra che se tu stavi un attimino un po' più accorto e non ti fossi fatto prendere dal panico, dalla fretta, dalla frenesia, cosa che è la Roma e cosa che purtroppo sono la maggior parte dei tifosi della Roma, che al primo pareggio, alla prima sconfitta, buttano tutto a mare, secondo me a questo però stavamo facendo altri discorsi. Cioè, pure la mentalità dei giocatori è quella che non va bene. Perché io ho visto partite giocate molto, molto peggio dalla Roma l'anno che ha vinto lo scudetto, però poi dopo l'ha vinto, perché comunque c'erano giocatori di livello maggiore di questo e tu hai vinto quell'anno. Sì, perché però hai vinto tanti 1-0, hai vinto in maniera cinica. Pure se sei esplorando, tu non giocavi a pallone proprio, perché Fabio Capello è l'anticalcio da questo punto di vista. Cioè, anche secondo me, chi dice che Fabio Capello ci ha fatto vincere deve per coerenza dire anche che Fabio Capello ci ha fatto perdere perlomeno uno scudetto, perché lui è l'anticalcio, lui è un grande comunicatore, mi prende responsabilità di quello che dico. Fabio Capello, cioè, è proprio l'anticalcio, perché uno che si schiera nella partita più importante da storia da Roma in Champions League, qua Assunção sulla fascia destra, insomma, voglio dire, noi dimmo che Spalletti gli piacciono le genialate, però questo è deleterio proprio. Però non se lo ricorda nessuno, perché qua, se deve dire, lo scudetto ci ha fatto vincere Fabio Capello, magari non Batistura, non Totti, non Montella, cioè, è quello il discorso. Quindi da questo punto di vista era l'anticalcio lui, però poi c'erano giocatori che comunque, vuoi perché c'era la rivalità tra Montella e Batistuta, quindi Montella voleva dimostrare all'allenatore che era migliore di Batistuta e quando entrava faceva fuoco e fiamme, vuoi perché comunque Capu e Candela erano due terzini che non c'era nessuno, perché c'era Batistuta, perché c'era Totti che nel piano della carriera, tu facevi una somma di quelle forze in campo che eri per forza destinato a vincere quello scudetto. Cioè, secondo me non ci voleva Fabio Capello per fartelo vincere. Cioè, un Ancelotti avrebbe vinto minimo 3 volte di più di quello che ha vinto Fabio Capello. Comunque, chiusa parentesi, è la mentalità dei giocatori abituati a giocare a grandi livelli. Ripeto, quanti trofei ci stanno attualmente tra i giocatori della Roma? A parte Totti, qualcosa, De Rossi e Fazio? Nessuno. Certo. E allora tu là te fai prendere dalla fretta, perché pensi che forse è meglio che a Lione pareggi subito, una partita che non puoi mai e poi mai pareggiare, quando dovresti pensare: vabbè, mi fido di me stesso, forse se sta partita la perdo 3-2, a ritorno un gol, visto che a casa vinco sempre, glielo posso fare. E questo secondo me è mancato. Cioè, che faceva a Lione quando la Roma gli dava giù del brutto, cascavano per terra? Vabbè, sì, non questo c'è perché? Perché nessuno ha detto: ma Lione ha vinto 7 scudetti di seguito. Quindi magari non sarà superiore alla Roma come rosa, ma nella mentalità dei giocatori sì. Quindi però allora mi confermi con questo discorso che nelle coppe bisogna crescere. Bisogna crescere certo ancora. Bisogna ma crescere, c'è tanto ma ancora. L'abbiamo detto, l'abbiamo detto anche l'altra volta. Ma vabbè che si sentiva male perché mi avevate chiamato dal telefonino, però l'avevamo detto che bisogna crescere nelle coppe, sì, assolutamente. Nei 180 minuti, quando tu hai poco tempo, perché 180 minuti rispetto a un campionato sono 2 partite rispetto a 38, tu hai poco tempo per dimostrare la superiorità, per ottenere la superiorità sull'avversario. Per cui, cioè, colui che non riesce a fare le cose in poco tempo è ansioso. È quello il discorso, cioè, questo funziona non soltanto sul calcio ma anche nella vita. E purtroppo è così.
Allora, quindi se tu c'hai limiti di personalità, di carattere, dovuto al fatto che vinci poco, dovuto al fatto